diventare figli di Dio se non si ha per madre la Chiesa, e che questa madre però accoglie tutti e cerca tutti in tutte le parti del mondo per iscriverli nel libro della vita e portarli al Signore a farli diventare davvero figli di Dio. Si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rabe Babilonia, Palestina, Tiro ed Etiopia, quando uno nasce in esse si dice costui è nato là. Ma di Sion si dice madre. Danzando canteranno, sono in te le mie fonti. Il canto che avete ascoltato, che spero vi sia piaciuto, è un salmo, è precisamente il salmo 87. Ma ora c'è qui padre Shirieda, giapponese, salesiano e prosegretario del segretariato per i non cristiani. Lei è nato però in una famiglia cristiana? No, sono nato e cresciuto in una famiglia buddista. E come mai si trova qui adesso? Ero felice come buddista, ma a causa della guerra io perdetti tutto. Il mio padre, comandante dell'esercito, era caduto in Cina. La mia casa di Kagoshima fu distrutta completamente dagli ultimi bombardamenti americani. Il mio intimo amico Umiuchi fu polverizzato sotto la bomba atomica di Hiroshima. E il mio ideale di diventare un grande capo militare
fu crollato in seguito alla sconfitta della nazione. Chiaro. Così io dovevo ricominciare da capo. E che è successo? Dalla abitazione. E non aveva casa? Sì, non avevo. E il legname non mancava, ma mancavano i chiodi. Un giorno, allora, andai in una chiesa cattolica in costruzione per rubare... un po' di chiodi. Mi pare... i chiodi? L'avrei fatto anch'io. Ah, sì? No, penso di sì. Tutto sembrava andasse bene. Mi ero letteralmente foderato di chiodi quando vidi davanti a me apparire uno straniero di un prete, il quale, invece di darmi la bastonata, mi offrì i chiodi quanti non potevo ancora portare. Senza dire una parola sul cristianesimo mi congedò. All'uscita soltanto mi disse sorridendo: giovanotto, se ne hai bisogno torna. Il giorno seguente ero già di ritorno alla chiesa cattolica in cerca di quel missionario. Lo trovai e gli dissi letteralmente: maestro, ho rinunciato a diventare generale dell'esercito imperiale, ma per favore mi insegni a diventare come lei. Non avrei mai sognato di dire di insegnarmi a diventare un cristiano. Questa era per me una onta, nato di Kagoshima, terra degli eroi giapponesi. Ma in lui vidi maestro della vita. Io sono la vita, disse Gesù. Io voglio seguirlo. Ecco. Tu hai incontrato un cristiano e hai incontrato Gesù Cristo, in fondo. E poi? Io ricevetti il battesimo senza capire granché del mistero cristiano, ma capì l'unica cosa. Cioè, il cristiano è colui che colloca tutta la sua vita su Dio che è amore. Allora, un attimo, padre Cirieda, vediamo un piccolo filmato su dei battesimi giapponesi, battesimi di pagani, come d'altronde era lei, cioè di buddisti, non lo so, comunque probabilmente di gente pagana senza, che sono stati battezzati da adulti 2 anni fa, mi pare. サチエさん、私は新一と、コート。 Dopo il suo battesimo? Sì. Intanto cosa è successo di quel missionario? Quello missionario
italiano, si chiamava Don Roncato. Durante un grande incendio, per salvare un mio compagno che tardava a mettersi in salvo, si spinse nel divampare del fuoco e, abbracciato a quel giovane giapponese, morì fra le fiamme. Non lasciò che un pugno di cenere. Mi diceva sempre: Masayuki, il mio nome, significa l'uomo di giustizia. Masayuki, io ho l'unico desiderio di diventare il suolo giapponese, la terra giapponese. Lo diventò. Io presi questo pugno di cenere, decisi di diventare il secondo Don Roncato, salesiano come lui e sacerdote come lui. Se io granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma muore, porta molto frutto. Molto frutto. Io credo la morte di Don Roncato, che diventò il suolo stesso giapponese, fruttificherà senz'altro. Io credo veramente l'annuncio è necessario, però deve essere accompagnato dalla testimonianza dell'amore fino a morire. È l'unica forma valida di evangelizzazione in Asia. Credo che lei, padre Sirieda, a parte che la voglio ringraziare di questo suo racconto, ha detto una cosa verissima. In fondo è quello che ci diceva anche il Papa Paolo VI, che bisogna dare, oltre l'annunzio, dare la vita con l'annunzio. Ecco, esattamente. La ringrazio. E ora dovremo vedere invece, passiamo in un altro mondo, in un'altra realtà. Abbiamo delle testimonianze raccolte in Africa sulla situazione dell'Africa. Alcuni problemi sono particolari, naturalmente, di quelle culture, altri però non sono diversi da quelli nostri, cioè anche là c'è la necessità di costruire solidamente. Anche là si sente la necessità che, dopo un primo catechismo che qualche volta abbiamo ricevuto gli africani come noi da piccolini, ci sia qualche cosa di più solido, un cibo più solido, una catechesi per adulti, altrimenti tutto resta un pochino affidato alle vicende della vita più che alla forza di Dio. Di cosa abbiamo bisogno per fare una buona confessione? Pentimento. In quanti modi noi pecchiamo? Per camminare nella fede oggi,